Ситуація в Маріуполі залишається La максимально situazione a Mariupol è жорсткою. disumana. Le parole del presidente Zelensky fotografano il dramma che in queste ore si sta consumando nella città affacciata sul Mar d'Azov. L'ultimatum dei russi è scaduto, arrendetevi e avrete salva la vita, aveva detto il generale Mitzintsev a capo dell'assedio. La resistenza ucraina è allo stremo, sono rimasti 1500 asserragliati all'interno di uno stabilimento metallurgico, 400 sono mercenari stranieri. Non avrebbero più né cibo né acqua, poche le munizioni, un destino praticamente segnato. Al punto che, secondo l'intelligence russa, avrebbero chiesto al governo di Kiev l'autorizzazione ad arrendersi, richiesta che sarebbe stata respinta. L'ultimatum di Mosca è scaduto alle 5 italiane, senza la resa dei miliziani ucraini. Avrebbero dovuto esporre bandiere bianche intorno al perimetro dello stabilimento, il segnale che intendevano consegnarsi al nemico. Quindi sarebbero potuti uscire dopo aver abbandonato armi e munizioni. Nulla di tutto ciò è accaduto e a questo punto l'attacco delle forze di Mosca potrebbe cominciare in qualunque momento. La Russia sta deliberatamente cercando di distruggere tutti coloro che sono lì a Mariupol, ha denunciato il presidente ucraino Zelensky. Il continuo assedio ha avuto un costo terribile per i civili e può far fallire i tentativi di negoziare la fine della guerra. La città è sul punto di capitolare, sarebbe la prima vera conquista dell'Armata Rossa. Chiediamo ancora una volta l'apertura di un corridoio umanitario per l'evacuazione dei civili, soprattutto donne e bambini, ha detto la vice premier ucraina, e chiediamo agli occupanti di aprire un corridoio anche per l'evacuazione dei soldati feriti.